Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi tocchiamo una vetta mai vista con il gioco che andiamo a fare, ve lo prometto. Azzarderei inoltre a dire che quasi come God Simulator, questo gioco qua ha spopolato un sacco. Premi spazio per starnazzare. Però non vedo Loca. Adesso la vedo, eccola. Ciao bella. Ti è venuto control per piegarti in avanti. Very good, Death Stranding. Premi tasto destro per usare il becco, ok. Ah, posso prendere le robe. Va bene. Che bello che deve essere comunque fare Loca nella vita. Cioè, è veramente incredibile. La mia ex simulator. Non si apre. Già arriviamo a un punto difficile del gioco. Porca vacca, non si apre la porta. Allora, facciamo le cose. Ti è premuto S per riunire e coso per ridurre. Ah, ok. Bellissimo. Sempre sognato di essere un Oca in questo... in questo mondo. Buongiorno. Mi scusi. Mi scusi. Non mi picchi. Non mi picchi. Sono solo un... sono solo un Oca. Ho fatto casino. Non volevo. Che comunque è molto più gentile ed educata di come lo ero io al parco quando avevo 3 anni. Uguale. Tab per vedere cose da fare nei comandi. Ok. Cose da fare ci sono, perché ovviamente nel taccuino dell'Oca. Vediamo se riesco a fare le... entrare nel giardino. A posto. Ora devo bagnare il giardiniere. Mi scusi. Sono io. vabbè, un clacson. Da svegliare, oh! Sono qua. Madonna, come fa a non vedere? Ma sei cieco? Ah sì, effettivamente non ha gli occhi. Ah, mi sta solo allontanando. Ok, non è tipo come Rombo Simulator che mi seguono, no? Io quindi posso romperti le balle. Guardi, voglio rastrellare con lei. Mi scusi, non c'ha voglia di rastrellare con me? Io non so che cosa dire. Guardi che l'ho rubato un fiore. Guardi qua. Dov'è che è andato? Dov'è? L'ho perso. Hai visto che ho preso un fiore? Vieni, vieni qua. Aia, me l'ha ripreso. Porca vacca. Scaltro questo giardiniere. Scaltro. Le zucche. Prendi una zucca. Prendi una zucca. Porca vacca. Le chiavi. Preso le chiavi. Corri. Rubare le chiavi al giardiniere. Non so neanche come. Via, 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 via. Veloce. Nel lago, nel lago. Veloce. Bagnare il giardiniere. Ah, perché è entrato nel lago. No, non è entrato nel lago. Oh, oh, aiuto. Aiuto. È entrato nel lago. Non vale, sta cheatando. Sono cheat questi. Se tu riesci a trascinare è difficilissimo, perché cioè il tipo mi prende praticamente subito. Quindi è veramente difficile. Devo stare attento che non mi veda. Però se di fotto il rastrello e lo butto nel lago, teoricamente non mi ha visto. Non mi ha visto. Perfetto, ce l'ho. A posto. Meravigliosa Oca che sono. Bene, prima ancora voglio vedere se le chiavi del giardiniere hanno un senso. Quindi fammele rubare di nuovo, per favore. Ah, vedi che sta lì, che sta cercando rastrello. Oddio, ho fatto una cosa che non vuole. Mi scusi, guardi qua. Porca vacca. No, ma non me ne frega niente del vaso, voglio le chiavi io. Eccole, prese, corri. Corri, corri. Corri Oca, corri. No, no, aiuto. Devo andare, devo arrivare al lago, al lago, al lago. Arrivaci, corri. Porca vacca. Il lago era troppo lontano. No, ci sono arrivato, ci sono arrivato. Perfetto. Corri, 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 corri. Fregatene del giardiniere, fregatene. Vai, 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 vai. È uno stealth game, è tipo Metal Gear questo. Non ti deve vedere, nasconditi. Mettiti dentro il cespuglio. Allora, mi sa che non ci arriva fino qua, ragazzi. Teoricamente ce la dovrei aver fatta. Il giardiniere senza chiavi. Sono soddisfatto, andiamo ad aprire la porta. Eccoci qua. Chiavi dentro il lucchetto, però non so come si apre effettivamente. Qualcosa lo dovrà aprire per forza. Mi scusi, mi fate aprire la porta, c'ho le chiavi. Porca vacca, chissà dove devo infilare queste chiavi. Perché c'è un sicuramente servono, ma non ho capito a cosa. Poi non c'ho sicuramente l'abilità di girare la chiave, però. Va bene, allora lasciamo le chiavi là e andiamo sul prossimo obiettivo. Fare un picnic. Portiamo le robe alla coperta da picnic. Perfetto. Non ho capito perché devo fare un picnic in mezzo al prato se sono un oca. Cioè posso mangiare volendo qualsiasi cosa. Non, vabbè. Mancano zucca, carota, marmellata, termos e radio. Tutto sto casino. Ma dove le trovo? Ah, beh, la carota l'ho trovata. C'è tutta il giardiniere, sto fregando. Povero giardiniere. Allora, la zucca la mettiamo. La carota la mettiamo qua intanto. Poi vado a prendere la zucca, già che non è nei paraggi, ne approfitto. Cosa sta facendo? Cioè, mi sembra di giocare all'Hello Neighbor. Ogni volta che arrivo, sta facendo qualcosa di strano. Qualcuno gli ha rubato la carota e non capisce chi è stato. Ne è cresciuta un'altra, è magico questo.
Comunque, la marmellata è questa. Manca il thermos che sta là e la radio, che non ho capito dove dovrei trovare una radio. Però vabbè. Hai visto? Aia, aia, m'ha visto, corri, corri. Non sono riuscito a fregarlo, corri, dai. Ci sei ancora, vai, corri. Non ti devi far vedere che, che la porti lì, perché sennò poi te la ripiglia. Ah, cacca sotto. A posto? Quindi teoricamente adesso se vado... Ah no, mica, è entrato nel lago. Temerario questo qua. Oh. Ah, vedi che c'è qualcosa qua. Eccola, eccola. L'ho trovata. Ho trovato la radio. Occhio. Aiuto. La radio, mi butto nell'acqua. Mi butto nella... Buttati nell'acqua. Tra l'altro è vecchio questo, non corre. La radio nell'acqua teoricamente dovrebbe esplodere, però fa niente. Perfetto. Mamma mia, come mi ascolto radio Oka number one. Ci siamo? Perfetto. Abbiamo tutto? Let's go. Fare un picnic. Cioè, teoricamente dovrei mangiarmene le cose. Nuovo elemento delle cose da fare, vabbè. Far sì... Ah no, far sì che il giardiniere si dia il martello sul pollice. Come faccio? Non sono mica un mago. Ho visto dove è il martello, ma come fa a darselo sul pollice? Come fa... Eccolo, vedi che lo sta andando a prendere. L'ha preso? Ah no, ha messo un cartello, ok. Niente, ma come? Ma come? Occhio che prova a togliere il rastrello mentre, mentre tira la martellata per distrarlo. Aspetta. Devo distrarlo, devo fare in qualche modo. O gli muovo la roba qua. Ah, porca vacca, ci ho provato. Ah, forse starnazzando. Può essere. Perché ci provo, eh? Uno. Due. Se l'è dato sul dito fortissimo. Grazie. È svenuto. Far sì che... Ok, a posto. Grazie che mi hai aperto la porta. Togliti, che vado avanti. Grazie. È stato bellissimo. Sono proprio un Noca contenta. Salve! Avevo un mondo da scoprire questo. Bellissimo. Allora, ragazzi, tra le cose da fare ho rompere la scopa, immagino sia questa. Chiudere il ragazzo nella cabina. Far sì che il ragazzo si metta gli occhiali sbagliati. Far sì che qualcuno ricompri le sue cose. Andare in televisione. Vabbè, poi mettere nella cesta. Vabbè, fare la spesa. Magari la facciamo per ultima, che non c'ho voglia. Però intanto scollego la corrente lì. Vediamo se riesco a distrarre la zia. Cosa non semplice. Aspetta, eh. Ecco. Ok. Ah, proprio. Ah, non va neanche ad accenderlo. Va a rompere le balle a me. Aiuto. Ma volevo andare dall'altra parte io. C'è un momento in cui posso prendere la scopa in modo che lei non se ne accorga. Tipo adesso. Come la rompo la scopa? Ah! Aiuto. Aiuto. È uscita, è uscita. È uscito. Aia, molla! Aia! L'ho rotta! L'ho rotta, tranquilla, te la vado a buttare io. Te la vado a buttare. Aiuto! Aiuto! E fatti i cavoli tuoi, manco fosse tuo. Annaggia! Molla, madonna! E allora sai che faccio? Io piglio questo. Io piglio questo. Vai, forza, via, via! Tanto che te ne fai, è rotto! Vabbè, dai, fa niente! Cavoli tuoi, anzi, ti rubo anche un po' di carteggio. Ma tanto cos'è? Una specie di Carrefour. Però in tutto questo io vorrei capire come si fa ad andare in televisione. Cos'è sta? C'è qualcuno che sta riprendendo? O io posso proprio entrare con la testa dentro una televisione? Ah, vedi, ci sono le televisioni qua. Io vorrei capire come si apre questa porta. Mi scusi? Forse ho capito, sai come faccio? Non so se si può fare, però proviamoci. Allora, io sono una... Bisogna ricordarsi sempre che io sono... Cosa fai? Bisogna sempre ricordarsi che io sono un'oca, ma sono bella sveglia. Quindi io devo fare cose che le oche normali non possono fare. Tipo parlare con il walkie-talkie. Se io prendo il walkie-talkie, glielo metto davanti alla porta e poi starnazzo sull'altro, teoricamente potrebbe distrarre il tizio e farlo uscire. Teoricamente, non ne sono sicuro. Perfetto. Ora, se io starnazzo su questo... Eccolo. È andato ad aprire. T'ho fregato! Bellissimo. Adesso vai a mettere la testa nelle... Perfetto. Un'oca in televisione. Perfetto. Aiuto. M'ha cacciato. È stato bellissimo. Sono stato geniale. Vedi che come oca ho un futuro. Come youtuber non lo so. Quindi ragazzi, questo era il primo episodio di Untitled Goose Game. Si chiama in realtà, non Goose Simulator, però... Secondo me tra questo e Death Stranding proprio... Poi fate voi, io ve la metto lì. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Non so se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella, che rimanete aggiornati sui nuovi video che escono. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi!